ci avremo modo di... prestissimo, benissimo, grazie davvero. Scusi sindaco della Valle, ci sono i cittadini fuori che dovrebbero dire qualcosa per il bilancio. Noi ci chiediamo questa maggioranza dove stava, abbiamo visto il sindaco poc'anzi, l'abbiamo anche filmato, che faceva salotto con della Valle anziché parlare con i lavoratori. Bilancio indegno su cui stanno svendendo i beni comuni. Questa giunta, questa maggioranza, questo sindaco si stanno svendendo Roma, venendo meno alle promesse con cui hanno carpito il consenso dei cittadini romani. Dobbiamo mandarli a casa, quanto prima. Sarò brevissimo perché siamo passati in pochi minuti da un estremo a un altro, cioè qui sopra c'è quest'aula che è vuota, in cui ci sono i classici giochetti di maggioranza ed opposizione, specie durante la discussione di un provvedimento fondamentale come il bilancio di previsione di una città come Roma, che porta via quasi 7 miliardi di euro e che ogni anno vede diminuire la parte dedicata agli investimenti, ai servizi, alle infrastrutture, e vede però sempre costante la parte dedicata ai debiti con le banche. Prima parlavo di Ama in aula perché stavamo parlando della tariffa rifiuti, e ho ricordato il fatto che Ama ha un debito di quasi 1 miliardo di euro e quasi la metà di questo debito è con le banche. Quindi vediamo questo vortice pazzesco che ci avvolge ogni volta, ovvero un debito contratto poi sul nulla, perché io non capisco come faccia Ama ad avere un debito quando i rifiuti li producono tutti e tutti li devono conferire ad Ama, e quando Ama ogni volta sui costi tira una bella linea e dice questi sono i miei costi, li spalmo tra i cittadini che pagano la tariffa rifiuti, senza neanche permettere a questi cittadini di intervenire, di poter dire come vengono spesi questi soldi o di dire com'è la qualità del servizio, che è un servizio che oggettivamente fa pena, quello di Ama a Roma purtroppo. E è importante dirlo, io parlo costantemente con i lavoratori di Ama, i problemi purtroppo sono un management, sono dei dirigenti che sono ancora una volta l'espressione delle solite lobby, dei soliti gruppi che gestiscono le aziende municipalizzate a Roma e che nonostante i proclami di questa amministrazione si vedono sempre nei posti che contano. Quindi parlando così di Ama potremmo parlare allo stesso modo di Atac, potremmo parlare di come i servizi pubblici di questa città vengono costantemente smantellati per magari far credere che il privato possa funzionare meglio, ma io giusto qualche ora fa ho fatto un comunicato riguardo l'azienda Roma TPL, non so se la conoscete, l'azienda privata che gestisce quasi il 30% dei chilometri di trasporto pubblico in questa città. Gli autisti mi telefonavano dicendomi: guarda Enrico che gli autobus stanno rientrando perché non hanno il gasolio. Quindi questa azienda privata compra il gasolio che poi destina agli autobus turistici, perché hanno anche degli autobus turistici, e lasciano una parte minima di questo gasolio al servizio pubblico, che poi puntualmente viene interrotto e i cittadini si trovano su una fermata ad aspettare un autobus che non passerà mai. Quindi è una piramide che va rovesciata. Daniele ricordava i dirigenti di questa amministrazione, di queste municipalizzate, quanto guadagnano e soprattutto quanto guadagnano in rapporto ai servizi che vengono offerti in questa città. Per quanto noi paghiamo i dirigenti, dovremmo avere una città nord europea, invece abbiamo una città purtroppo che non ha più neanche un termine di paragone con altre capitali del nostro pianeta. E quindi queste sono un po' le battaglie che cerchiamo di portare avanti costantemente in aula, ma poi troviamo una maggioranza e un'opposizione che sono sorde, perché poco fa ancora una volta è caduto il numero legale. Per chi conosce i meccanismi delle aule, delle assemblee, si fa cadere il numero legale, così poi si va il giorno successivo in seconda convocazione, il quorum è più basso e quindi si possono votare le cose in massima libertà senza stare ad aspettare quel consigliere o quell'altro che magari è in ritardo, che magari non arriva in aula. E questo su un provvedimento fondamentale come il bilancio
di Roma, quindi è importante secondo me, secondo noi, che iniziative come queste, come questa di stasera, ci fossero tutti i giorni, perché i cittadini devono cominciare ad arrabbiarsi, per non utilizzare dei termini meno appropriati, ad incazzarsi perché la nostra città non funziona, le responsabilità sono sempre le stesse, il sistema che governa questa città è sempre lo stesso. Grazie.